Ciao amici e bentornati su Survival Hacking, il canale YouTube nato dall'omonimo podcast di cui troverete i link in descrizione. Come sempre in descrizione troverete anche tutte le informazioni su quanto vedremo oggi in questo video. Oggi vediamo una cosa del quale ho preso spunto vedendo un video su YouTube. Ho visto questo oggetto e ho detto cacchio, bello, cacchio, bellissimo, sembra anche quasi semplice da fare. Io quasi vediamo un po' di capire che cosa vuol dire. E ho trovato un interessante kit su AliExpress per fare quell'oggetto e vediamo se effettivamente mantiene le promesse. Ma subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando anche la campanella. Se lo ritenete opportuno mettete un like al video e condividetelo. Inoltre, se vi iscrivete su Patreon potete accedere a contenuti esclusivi tipo backstage, sapere cosa bolle in pentola o altre cose insomma che sono in fase di evoluzione. Ogni tanto quando ho in mano qualcosa da farvi vedere ve lo faccio vedere direttamente su Patreon. Potrete anche vedere il video in modo anticipato, più sempre in modo molto anticipato potrete vedere la nuova serie di Survival Hacking Inside. Bene, allora di che cosa parliamo oggi? Innanzitutto vediamo il video sul quale ho preso spunto per questa cosa qua. Allora, un giorno sono incappato in questo video qua, dove vedo questo oggetto con due motori e un coso con un pennarello attaccato, proprio una roba molto volante, col quale la persona riesce a fare dei disegni particolari. In questo caso proprio specifico vedete che assomiglia quasi anche al mio logo questo. E ho detto cavoli, carino, bello sto oggetto qua. E allora mi sono messo a cercare e ho trovato praticamente tutto il necessario per poterlo fare attraverso una piccola scatola di montaggio da AliExpress a un costo decisamente abbordabile. Io ovviamente ho già guardato il contenuto del pacchetto per vedere cosa c'era dentro e devo dire che c'è dentro tutto effettivamente quello che serve. L'unica cosa che manca è un pezzo di legno per supportare tutto quello che avete visto lì, no? È una sorta di lavagna nel quale con due motori si muove con dei fili un aggeggio che tiene un pennarello che poi viene utilizzato per disegnare. Quindi in sostanza realizzeremo un plotter XY attraverso un semplice basamento di legno, due motorini e un pennarello che viene mosso da un servocomando per il disegno. Come dicevo, l'unico pezzo mancante di questo kit, per questioni anche di peso, di tutto, e anche perché far arrivare dalla Cina un pezzo di legno di questo genere è un po' complicato. Allora, serve un pezzo di legno io ho scelto una misura di 600x500, che è la misura giusta per quello che è anche quello che loro spiegano nelle istruzioni, e quindi ho puntato su un formato di questo tipo. Comunque volendo si può fare anche più grande, magari non troppo più piccolo, perché comunque al minimo ci deve stare una 4 con tutto il meccanismo, ma se volete potete farlo anche più grosso per dei fogli A3 o ancora più grosso, utilizzare una parete, come vi pare, perché poi dopo vedremo che sul codice di Arduino tutti i parametri per definire la dimensione dell'oggetto sono regolabili e quindi si può modificare questi parametri in modo da dire che la parete è molto più grande e lui funzionerà ugualmente. Bene, allora io direi di esaminare il contenuto della scatola e poi procederemo con la realizzazione. Allora, nella scatola abbiamo sicuramente un manuale di istruzioni che comunque nel suo piccolo è utile, anche se è veramente molto sintetico, ma difatti la cosa è di fatto è molto semplice in effetti, quindi questo ce lo teniamo poi per esaminare. C'è un cavo USB per il collegamento che al momento non ci serve, e questo è il primo pezzo interessante. Allora, questo è quello che viene chiamato la gondola di spostamento, quello che sposta il pennarello, la chiamano gondola, ma non perché assomigli a una gondola o non so perché la chiamino così, però che è composta da un piccolo pezzo di plastica che si muove in questo modo, vedete? Il servocomando spostandosi, adesso non si muove perché, si muove, ecco, allontana o avvicina questo pezzo di plastica
da qua, dove è infilato dentro il pennarello, e quindi lo stacca o lo attacca al punto di scrittura, al foglio dove, dove si verrà a scrivere. C'è un lungo cavo per il collegamento, perché questo pezzo è quello che poi si muoverà per il disegno, e questo è il primo pezzettino. Poi abbiamo quest'altro, che è il cuore di tutto, che è un Arduino, classico Arduino 1, questo è un clone Vulgaris, con un NAT, diciamo, già tutto prefabbricato, preconfezionato. Ecco, mi sono dimenticato di dirvi che in questo episodio probabilmente non metteremo mano al saldatore, è tutto già realizzato, metteremo mano a viti, cacciaviti e legno. C'è un display, un lettore di micro SD, le uscite per i motori e l'uscita per il servocomando, più dei pulsanti di comando per interagire con la scheda. E poi abbiamo altro materiale, abbiamo tutti, insomma, la biteria e tutti gli altri pezzettini relativi al servocomando che non ci interessano, non verranno utilizzati, e un elastico di ricambio. Abbiamo una micro SD, ci viene anche offerta una micro SD nella quale ci sono dentro già un file dimostrativo da stampare, più tutte le informazioni per scaricarsi il resto dei file che in questa piccola memoria che ci regalano da 128 megabyte, quindi quasi da zero, c'è solo le indicazioni su dove andare a scaricare la roba, ma non c'è. Poi la roba ve la scaricate anche dal link che vi metto io in descrizione, che fate prima, in più è già tutto bello ordinato e organizzato. In quest'ultimo sacchetto c'è il cuore di tutto, ci sono i due motori stepper che servono per movimentare il tutto, con anche il filo che poi dopo noi andremo a tagliare, insomma andremo a sistemare, però al momento questo è tutto il materiale che è incluso, che è quello che serve per fare l'oggetto che ci serve. Osservando le istruzioni, dove c'è anche qua un link dove andare a scaricare il pacchetto con tutti i file necessari, però io, come vi ripeto, è in descrizione, lo troverete, lo scaricate da Google Drive, quindi andrà molto più rapido, questo ci vuole mezz'ora a scaricarlo. Qui è spiegato tutto, diciamo, in maniera, non c'è molto da spiegare a dire la verità, i due motori vanno nei due connettori del motore e il servocomando va qua, fine del collegamento elettrico, quindi veramente semplicissimo, alla portata di chiunque. Viene indicato un parametro di distanza fra i due motori, dove dice che l'ideale, o comunque quello che è al momento per come è programmata la scheda, perché la scheda arriva addirittura già programmata e pronta all'uso, non ci sarebbe neanche bisogno di interagire con Arduino IDE per andare a fare delle programmazioni all'interno di questa scheda, però poi vedremo che in qualche modo servirà. E niente, quindi qui dice che attualmente è programmato per una distanza di 350 mm tra i due fori di uscita della corda che esce da qua, no? Da questi due oggetti qui, da questa fessura qui. Quindi questi due andranno posizionati a una distanza tra loro di 350 mm. E poi c'è un'ulteriore distanza, dice, da questa linea dove esce il filo al centro del pennarello, anche qua ci deve essere una certa distanza, dove anche loro qua propongono 350 mm. E quindi è la stessa distanza, equidistante. Poi raccontano un po' come fissare il pennarello, come fissare il cavo, i fili, come verificare che il servocomando è posizionato correttamente, e adesso piano piano lo andremo a vedere. La prima cosa che faremo è quella di fissare i due motori nella loro posizione corretta, dove abbiamo detto che devono stare a 350 mm di distanza uno dall'altro, e quindi questo ci viene anche facile, semplicemente basta prendere un metro e fare le varie misure. L'SD, ecco l'SD la comincio già a inserire qua per non perderla. Allora qui adesso comincia il lavoro di utilizzo di questo pezzo di legno, quindi andrò adesso un attimino a spostarlo per consentire di operare. Allora, su questo pezzo di legno vanno posizionati sia i motori che la scheda elettronica. Scheda elettronica che ha alcuni fori dove andare a fissare, per andarlo a fissare, e anche questi hanno i loro fori per andarlo a fissare. Allarghiamo un attimo,
e quindi andranno messi circa così. Quindi Arduino lo mettiamo lì, questi li mettiamo qua, cominciamo a prendere delle misure per questo. Quanto tempo che si perde, cercare tre cose che devo cercare prima, merda. Che palle. Allora, come prima cosa cercheremo di fissare la scheda di Arduino nella sua posizione. Per questo adesso mi sposto il legno un po' più agevole, un po' così. Metterò sotto dei distanziali per evitare che la scheda si vada a flettere per colpa delle viti. E metterò tre di viti in questo momento. Hanno una testa gigantesca, speriamo non vadano a interferire con... Ma la testa veramente troppo gigantesca. Cazzo di autofilettanti. Non giganti. Tipo questa. E ne trovassimo altre tre, saremo a posto. Questa. Ok. Useremo quelle viti un po' più piccine rispetto a quelle che avevo già trovato. Allora, per agevolare un attimo l'inserimento, facciamo perfetto. Possiamo anche montare questo. Bene, e ora possiamo provvedere a cercare di piazzare questi, dove ci ricordiamo che vanno montati a 350 mm uno dall'altro. Andiamo al nostro metro. Questi sono 30. Trentatré. 35. Mettiamoli anche nella stessa posizione, anche qua facciamo 8. Io ci metterò anche un pezzo di biadesivo piccolo per far sì che rimanga più o meno in posizione laddove l'ho messo. Facciamo la stessa cosa qua. 8. Verifichiamo che sia 35. 35, perfetto. Ok, adesso i due motori sono appoggiati e ora provvederemo a fissarli con le sue viti autofilettanti che sono state incluse nel kit. Bene, e ora semplicemente colleghiamo questi cavi e loro sono a posto. Benissimo. E ora passiamo alla preparazione di quello che è questo elemento. Innanzitutto anche lui ha un cavo che va inserito qua, in questo modo, con il cavo nero verso destra, dove c'è il negativo segnato sul circuito stampato, e questo poi sarà il nostro oggetto che si muoverà per disegnare. Questi cavi li dobbiamo in qualche modo poi sistemare in modo che non diano fastidio. Io attualmente utilizzo un sistema molto molto semplice, un pezzo di scotch, niente di più.
anche quello là. Avrei potuto usare, ma non ce li avevo sotto mano, mi sono dimenticato di prenderli, dei quadratini biadesivi che si attaccano, dove poi è possibile mettere delle fascette. Diciamo che sono carini, sono belli, però ho scoperto che nel tempo il biadesivo che hanno si secca, insomma, non funziona correttamente e poi alla fine ti si staccano comunque. Quindi belli, sì, però poi alla fine a volte te li trovi poi tutti staccati. Detto questo, al momento del semplice scotch, poi ognuno di voi sceglierà la strategia che preferisce per fare l'oggetto il più bello possibile. Insomma, adesso la mia missione è farvi vedere l'oggetto, come si realizza, come funziona. La bellezza la cercheremo, però oggi è questione anche di tempo. Cerchiamo di fare quello che possiamo al meglio. Per il momento questa è come va fissata questa. Allora, seguendo le indicazioni, loro dicono, vabbè, di tirare giù i cavi e di andarli poi agganciare, però vanno agganciati al pennarello che c'è dentro. Ecco, questa è forse l'unica parte che un pochino non è il massimo rispetto a quello che mi sarebbe piaciuto fare o pensare o sperare di poter fare. Innanzitutto loro tirano in dotazione questo piccolo elastico che è già quasi morto, ma ce n'è un secondo nuovo col quale va fissato il pennarello. Io per lo scopo utilizzerò questo marker permanent della Pelican, che va infilato qua dentro con l'elastico. E adesso lo andiamo a mettere così, giusto per farvi capire. Loro propongono di utilizzare due elastici, che cosa che faremo. È un po' instabile, non è molto solido. Diciamo che sarebbe l'ideale metterci qua dietro qualcosa di gommoso al fine di far sì che non slitti, cosa che adesso in questo momento non ho sotto mano, però troveremo una soluzione. Anche qua con lo scotch potrebbe essere anche un'altra soluzione. Come vedete, una volta che avete fissato il vostro pennarello, qua dicono di far passare il filo fondamentalmente dietro al pennarello in qualche modo. E di per lì non sembra una cosa facilissima da fare, perché bisognerebbe prendere quei fili, metterli dietro al pennarello, si fa un po' fatica. Quindi vedremo se trovare un'altra soluzione, anzi sicuramente troveremo un'altra soluzione. Adesso per forza di cose però dobbiamo comunque sistemare questo pennarello. Allora, i pennarelli che dicono di utilizzare devono essere quelli tipo gel a sfera o di qualche altro genere, quelli che fondamentalmente aperti non si secchino, come sta già facendo questo in pratica, no? Questo qua praticamente, adesso che l'abbiamo aperto per fare questo lavoro, si sta già in qualche modo seccando. Diciamo che c'è un'altra soluzione possibile, mettendone due, facendogli fare due giri all'elastico, in modo da essere un po' più stabile, incrociato così, ecco, vedete. Adesso ne mettiamo, ci sono delle fessure qua predisposte che andremo a sfruttare, se ci riusciamo, eccole qua, e idem per quello sopra, ecco qua. Il pennarello è abbastanza solido, da quello che vedo è già fuori anche troppo, per cui lo tiriamo un po' su. Direi che così non tocca il foglio, e se invece il servo è su, esce e tocca, e noi lo proveremo con un foglio, ecco qua, col foglio bianco, vedete, così non disegna. Se tiriamo sul servo, disegna. Quindi così è posizionato correttamente il pennarello. Bene, ora passiamo al fissaggio della corda. Allora, la corda possiamo fissarla, come abbiamo visto, in diversi modi. Allora, innanzitutto cominciamo a tirarla e portarcela un po' più verso di noi. Loro suggeriscono di metterla dietro al pennarello, ma la vedo un'operazione abbastanza complessa, ma ci possiamo provare, vediamo. Con l'aiuto di una pinzetta magari, cioè direbbero fondamentalmente di metterlo così, ma così non funzionerà. Perché?
perché deve essere solidale, queste due corde devono essere solidali con l'oggetto qua che viene spostato e non può quindi essere, non può essere utilizzata quella soluzione. Allora possiamo optare per un'altra teoria. Per esempio, potremmo mettere due viti infilate qua dentro in modo che poi si possa tirare da quelle viti, per esempio. Vediamo se ce la facciamo e non facciamo dei danni. Questa è una, come dire, una modifica a quello che loro hanno previsto, che sto facendo io di mia iniziativa, perché la vedo funzionare un po' meglio. Oppure potremmo anche utilizzare... Sì, perché no? Tanto serve solo per tenerlo in piedi, non è che deve fare forza o chissà che cosa. Allora, cosa facciamo? Tiriamo fuori un po' di filo da questi rocchetti. Allora, tagliamo il filo. Poi lo facciamo in questo modo, facciamo un nodo qua, in modo da creare un piccolo cappio, così. E in teoria dovremmo prenderlo dentro qua. Esattamente così. Con questo cappietto ci attacchiamo a questa vite. E la stessa cosa facciamo di là. Poi vabbè, chiaro che ci sono molte altre soluzioni più stabili, più precise, più perfette. Noi adesso stiamo facendo veramente una roba che già di fatto è super economica, perché appunto è una piccola scatola di montaggio proposta da AliExpress, che io, di cui vi darò il link ovviamente. Adesso non ricordo il costo, però insomma non costava tantissimo. Ok, e anche questo cappietto lo attacchiamo a questa vite, tiriamo un attimo. Allora, diciamo che all'incirca potrebbe anche andare, probabilmente potrebbe un po' sfuggire, ma noi facciamo un doppio giro in questo cappietto qua. Basta fare un doppio giro qua dentro, sempre con la pinzetta, tipo così, e poi facciamo fare un giro intorno così. In questo modo non dovrebbe uscire, ma per sicurezza potremmo anche metterci o un pezzo di scotch o qualcos'altro per renderlo più stabile. Potremmo anche avvoltolarlo così, arrotolarlo, ecco, così. E idem di qua, facciamogli fare un doppio giro. Ora si tratta di trovare il centro, ma poco importa in realtà questo, eh. Spostiamo questo in verticale in modo da poterlo esaminare mentre opera. Per esempio, la prima cosa da verificare è, qui è l'ultima in realtà, è verificare appunto che il servocomando nella sua posizione di default, ecco, sto vedendo già adesso che la scelta che ho fatto di mettere quei due cavettini su quelle due viti non va bene, perché vedete che tiene rialzato il coso, per cui dobbiamo rivedere questa cosa da subito. E a questo punto io, come dicevo prima, sfrutterei il fatto di mettere delle viti qua. Ci proviamo, vediamo un po' di trovare questo qua. L'idea è quella di mettere delle viti qua. Ok, vediamo se invece mettendoli lì funziona meglio. Sì, direi di sì. Ok, come non detto, prima avevo suggerito di mettere su queste due vitine, ma sono troppo in fondo, cioè il baricentro è sbagliato e quindi non va bene. Allora dobbiamo riregolare nuovamente il pennarello in modo che col servocomando chiuso disegni, senza però fare troppa pressione. E ora le istruzioni dicono di collegare questo all'alimentazione e verificare che il servocomando, sollevandosi, come vedete, ora
col servocomando sollevato non disegna più. Quindi accendendo l'Arduino con tutto collegato, il servocomando va nella sua posizione, diciamo, dove il pennarello non deve toccare. Se quando lo comprate non vi forniscono il servocomando con già questo accessorio collegato, va collegato in questo modo qua, va inserito in modo che abbia quest'angolo qui, un po' come spiegato qua nelle istruzioni, l'istruzione è proprio spiegato così. Vedete che indicano proprio di metterlo così in modo che sia sollevato con un determinato angolo. Perfetto. E ora dobbiamo trovare il centro per dove posizionarci con lo zero. Lo zero è, abbiamo già detto, che è a 35 centimetri dal circa qua. Non è particolarmente importante che sia preciso al millesimo. Per cui è giusto per farvi partire sempre dallo stesso punto e avere poi un riferimento. Questo è il nostro zero. Faccio con una croce. Posizioniamo questi in modo che lui vada sullo zero. Non c'è un utility per farli andare a zero. Nel senso, non c'è un utility tra tutti quei tasti, quello per far muovere il motore dove meglio credete. Allora, la cosa più semplice da fare adesso in questo primo step, dove l'Arduino vi arriva già programmato, tutto è già programmato per una roba più o meno fatta in questo modo. Mettiamo quindi il nostro foglio A4 in questa posizione, più o meno centrata, così. La fissate con un pezzettino di scotch in modo che sia piatta, sia piatto il foglio, volevo dire. Sarebbe da fissare anche sotto e poi dal menu dell'oggetto che vedete qua, si vede pochissimo, adesso cercherò di mostrarvelo. C'è un menu dove vi permette di fare di vedere il demo, di stampare quello che c'è scritto nell'SD, cosa che vedremo poi in seguito, e delle impostazioni. In questo caso noi verifichiamo subito che il discorso demo funzioni, che è la cosa più semplice. Fa un semplice disegno dimostrativo e vedremo se effettivamente parte e lo fa. Come vedete nel demo comincia a partire il disegno di un oggetto che in questo caso è un quadrato con dentro delle cose, e questo demo capire se avete posizionato e inserito le cose in modo corretto e se tutto è posizionato nel modo giusto. Qua stiamo vedendo già che il pennarello tutto sommato è messo abbastanza bene, correttamente, e lui sta facendo il suo disegnetto che adesso, quando avrà finito, ovviamente non è una roba che disegna in 4 secondi, rapidissimo, ultra rapido, diciamo che ha la sua velocità, però insomma dai, tutto sommato va abbastanza spedito. E quello che stiamo vedendo è, si intuisce, no? Quindi c'è questo quadrato con dentro un po' di forme geometriche e lui sta procedendo. Questo insomma ci fa capire che tutto è correttamente posizionato e installato. Quindi abbiamo pennarello corretto, motori corretti, il destro e il sinistro sono giusti, le distanze approssimativamente sono corrette e quindi lui sta facendo il suo bel lavoro. Ora attendiamo che finisca il disegno dimostrativo per vedere insomma se tutto quadra e poi passeremo un po' a vedere invece quello che è la parte più software, più quello che c'è intorno a questo oggetto, perché questo oggetto come avete visto è molto semplice come realizzazione, sono veramente 8 viti ed è già tutto fatto, non c'è da costruire niente e addirittura volendo sarebbe anche già programmato l'Arduino e quindi teoricamente non ci sarebbe bisogno di fare quasi null'altro. Vedremo un po' la parte sul computer dove ci viene mostrato un po' che cosa si può fare insomma con questo oggetto. Io cercherò di fare il logo di Survival Hacking printato in modo che venga disegnato attraverso i tool che ci daranno a disposizione, vediamo come si fa e vediamo di capire se poi funzionerà o no. Ecco, nel video che ho visto, al posto di questi fili che sono anche un pochino
poco precisi, se vogliamo, no? Sono anche molto elastici. La precisione è limitata di questo oggetto, mentre invece nel video che ho visto è fatto con delle cinghie e con dei motori un po' più potenti, e quindi la precisione è più elevata, ovviamente, e di conseguenza, insomma, il risultato è sicuramente migliore. Questo è quanto riusciamo a fare con un oggetto di veramente basso costo, e invece sappiamo che si può fare sicuramente di meglio, ma per divertirci va bene anche così. Poi, come dire, c'è sempre la possibilità che si possa migliorare anche questo utilizzando un filo più rigido, cioè tipo quello da pesca, un filo di, non so, un filo molto più robusto e meno flessibile. Si può giocare su un po' di parametri, su un po' di cose, al fine di ottenere un risultato migliore. Ma su questo si può fare, lo potete fare voi, divertirvi e migliorare la cosa. Io adesso sto facendo e proponendo quello che è esattamente quanto viene illustrato nel kit che ci viene fornito. Non ci ho messo molto più di tanto valore aggiunto, ecco. Ok, questo suono ci indica che ha finito l'oggetto. E adesso togliamo un attimo dalle scatole questo per vedere un po' il risultato. Allora, questo foglio ho disegnato, vabbè, un quadrato con dentro un po' di forme geometriche. Questo è un cuore, questo avrebbe dovuto essere una farfalla. Gli manca un pezzo qua, ora non so, gli manca questo pezzo qua. Fatto un po' meglio, un oggetto un po' così. Il demo è questo. Io ho visto le foto di chi lo ha fatto e il demo che viene fuori è esattamente così. Cioè, la farfalla è monca così. Viene fatto proprio così, ragazzi. A questo punto abbiamo visto che l'oggetto in qualche modo funziona, dà i risultati che vogliamo, ma noi adesso andremo a fare qualcosa di più. Andiamo a vedere col software che cosa si può fare, quindi ci spostiamo sul computer e cerchiamo di fare una realizzazione nostra. Ci sono già dei demo che potremmo già stampare, però volevo farvi vedere un po' tutto il giro per riuscire a realizzarsi un oggetto proprio. Posizionerò qua un nuovo foglio per i prossimi tentativi. Spostiamoci sul computer e vediamo un po'. Bene, innanzitutto possiamo vedere che sull'SD card che ci viene fornita c'è una nota che ti dice che i software completi che servono per utilizzare questo dispositivo li dovete scaricare dal link che ci sono, perché la SD è troppo piccola. C'è un file che si chiama main.nc, che è il file che si potrebbe stampare dall'SD. In pratica, quando volete stampare dall'SD, semplicemente dovete mettere dentro nell'SD un file che si chiama main.nc, che è l'output finale del disegno che volete stampare, che adesso vedremo come si realizza e dove e come si fa. Poi c'è un data.zip che contiene quantomeno le cartelle di tutto quello che è il software che loro vi propongono, ma non c'è perché è troppo grosso, ma ci sono i link per scaricarvelo. Io vi ho già preparato tutto, per cui in descrizione c'è un file da scaricare che comprende già tutto il materiale necessario, tutti i file, tutti i programmi, e quindi non c'è bisogno di seguire questi link, tra virgolette. Quindi questo è il contenuto dell'SD. Una volta che avete scaricato il file, eccetera, in realtà vi troverete di fronte a queste cartelle, le stesse che troverete dentro l'SD, ma vuote praticamente. Queste invece sono piene, con dentro tutti i vari programmi e file necessari. Oggi non vedremo tutto quello che c'è, ma vedremo quello che più ci serve. Allora, innanzitutto, test G-code, ci sono un po' di dimostrativi, no? Airliner, che sarà un disegno, ecco, un aeroplano, piuttosto che bikini, che è una donnina così, crab, che è un granchio. Ok, ci sono vari disegni. Con già dentro main.nc, che voi dovete mettere nell'SD e voi la provate a stampare, lui stamperà il granchio, eccetera, eccetera, eccetera. Poi c'è il codice di Arduino. Ecco qua è la parte forse meno utile, anche se comunque vi può essere interessante esaminarlo. Vabbè, ci sono i driver per colloquiare con la scheda Arduino, se non li avete già, ma in teoria dovreste già averli. Ci sono delle librerie che sono importanti e vanno assolutamente installate, quantomeno la Tiny Step. La U8G2 è facilissimo che l'abbiate già installata, servo quasi matematicamente ce l'avete, e forse anche SD ce l'avete. Male che vada, si installano. È molto semplice installare le librerie. Da lì di Arduino basta andare in Sketch, includi libreria, aggiungi libreria da file o zip e puntate
a una cartella o a uno zip che contiene la libreria da installare. In questo caso sono queste quattro. Se non ne avete nessuna delle quattro, ma ne installate tutte e quattro, diciamo questa per esempio, quindi potrei mettere qua dentro la cartella library. Si può fare solo con Mac questa cosa, che trascinate la cartella library e viene il contenuto della cartella. Su Windows dovrete andare a fare sfoglia e cercarvi questa cartella qua, e semplicemente cliccando su la cartella che vi interessa, non so se le installa tutte contemporaneamente, no, una alla volta, dovete selezionare, so, Tiny Stepper, fare scegli e lui installa questa libreria. Installate queste quattro librerie e sarete in grado di compilare e inviare il software all'Arduino se necessario. Se non è necessario, no. Per Windows vedo che c'è un offline library installer che non so cosa come funzioni, perché non avendo Windows non l'ho provato. Probabilmente è un utility che vi installerà le librerie automaticamente per chi ha Windows. Se no, fate come vi ho detto. Poi c'è il wall draw, che sarebbe lo sketch con dentro un po' tutte le informazioni. Premesso che tutto quello che fa non è per me molto chiaro, non l'ho neanche analizzato a dire la verità, l'ho tenuto così com'è, ho fatto solo piccolissime modifiche, una stupidaggine, tipo aver messo survival hacking quando fa il boot al posto che solo il sito da dove è arrivato, che è zyzhrobot.com. Ci ho anche aggiunto survival hacking, una revisione giusto per, e poi direi che non ho fatto molto altro. Diciamo che ci sono dei parametri che sono gli unici due importanti qualora facciate delle modifiche dimensionali all'oggetto, che vanno impostate attraverso Arduino, vanno ricompilato e rinviato con i nuovi dati. Per esempio la separazione fra i due motori, questi due motori qua, che abbiamo già stabilito essere 350, è scritta qua con 350, è la distanza orizzontale tra i due motori dove escono le corde. Se li fate più larghi o più stretti, molto più probabile che lo facciate più largo perché volete fare una cosa più grande, dovrete cambiare qua la misura che misurerete. Se fosse anche 382, mettete 382, più siete precisi e più l'oggetto verrà preciso tra virgolette. Perfetto, idem y e x. Se avete stabilito che tra l'uscita delle corde e il vostro zero che avete scelto sono 350, allora dovete inserire qua 350 al limite minimo e massimo meno 350. Anche qua ci sono anche delle spiegazioni. Dice che la distanza verticale tra il punto dove escono le corde e il vostro zero non sono accurate, otterrete dei risultati molto strani, distorti. Se sono molto larghi piuttosto che schiacciati, allora dovete mettere un valore più basso. Se invece vengono molto bislunghi e magri, dovete mettere un valore più alto. Cioè, tutto spiegato qua in queste righe. Detto questo, una volta che avete cambiato i parametri in base al vostro oggetto, come lo avete realizzato, glielo inviate all'Arduino, lui si programma ed è a posto, fine. Non c'è molto altro da fare dal punto di vista dell'Arduino. Diverso invece sono i tools, cioè quelli che ci consentiranno di fare i nostri disegni da stampare. Ah, ecco, siccome in questo progetto, come avete visto, questi oggettini di plastica che ci sono in giro in realtà sono delle stampe 3D, c'è anche il file STL per stamparsi questi a casa propria, nel caso o ne rompiate uno o vogliate replicarlo, ve lo potete stampare anche voi. Quindi ci sono i file del kit tutti inclusi. Allora, i tool ne esistono di diversi tipi. In realtà ne guarderemo uno solo di questi, ma anche gli altri hanno un'utilità relativa. Allora, il G-Code Generation Tool, che è quello che più ci servirà, che è quello che andremo a vedere, che è Inkscape, che dopo appunto lo vediamo. Poi abbiamo il G-Code Viewer, è un programma che serve per vedere il risultato che... Voi preparate il file, ma è tutto al buio, non sapete se avete preparato un file corretto. C'è un tool che vi consente di vedere il file che lei stamperebbe, il famoso main.nc, comunque il file NC G-Code, ve lo consente di mostrare, vederlo a video e dire se è giusto, perfetto. Ecco, questo non è molto utile, però insomma c'è. È solo per Windows in questo caso. Poi abbiamo Stick Figure Code Generation Tool. Questo genera il G-Code partendo da delle immagini, però non l'ho compreso bene, anche perché sempre solo per Windows e essendo un po' allergico faccio un po' fatica. Invece Art Photo, questo è un programma interessante che però non lo so se vi interesserà più di tanto. È un programma che trasferisce le fotografie e
crea il G-code per fare delle fotografie da disegnare con questo oggetto attraverso tutto un algoritmo tutto suo, dove quando finirà il lavoro, non so con quale tempi, dovrebbe venire fuori una fotografia abbastanza credibile, ecco, considerando che è solo un pennino monocolore. Non l'ho provato, anche questo è solo per Windows, mi interessa e non mi interessa, però c'è, e quindi poi dopo voi potete fare delle prove. Così vi lascio anche qualcosa da scoprire, non vi faccio vedere tutto, sennò poi dopo troppo, troppo bello e troppo facile. Passiamo a Inkscape. Inkscape è il programma che ci consente di poter importare un disegno bitmap qualsiasi, e lui te lo prepara, te lo converte per poter essere disegnato, ti fa l'outline e ti fa tutto. E in più ti permette anche di modificarlo, di editarlo. È un programma grafico completo, insomma, un po' particolare, destinato diciamo più ai CAD, però è un programma carino. Allora, è gratuito, si scarica, ma comunque qua è incluso, c'è sia per Mac che per Windows, quindi alleluia. Qua troverete la versione per Windows e la versione per Mac, poi decidete voi. Ci sono anche tutte le istruzioni che purtroppo sono in cinese e quindi sono di poco aiuto, però le parti interessanti sono: installate il programma e poi c'è da aggiungere dentro le estensioni, ovvero quei formati di file d'uscita che già ha Inkscape, ne ha diversi, moltissimi, ma non ha quello per questo oggetto. Ecco, loro te lo offrono qua, si chiama Youzihui NC, sarà il cinese ovviamente, e questo è il formato d'uscita. Va aggiunto alle estensioni già esistenti di Inkscape. Per fare questo ci sono due modi diversi, uno per Windows e uno per Mac. Per Windows, dalle istruzioni, dovete andare in questa cartella, una volta installato il programma, C, Program File, Inkscape, Share, Inkscape, Extensions, e copiare questa cartella dentro Extension. Se avete la versione a 32 bit, il percorso è uguale, però c'è x86, e questa è la versione per Windows. Per Mac è più o meno una roba simile, ma è un po' diverso, adesso vi faccio vedere. Bisogna cercare l'originale di Inkscape nei programmi installati, fare mostrare il contenuto del pacchetto, e quando siete dentro Inkscape, vabbè, fate prima cercare Extensions, Extens, eccolo qua, Extension, cercate la cartella Extension, e poi, vedete, io ce l'ho già messo dentro, copiate la cartella qua dentro, e vi troverete poi, quando esporterete i file, questo formato apposito per questo oggetto. E vediamo il programma. Inkscape, eccolo qua, è un programma che ha un aspetto fondamentalmente un editor grafico solito, classico, con tutti i vari tool per fare riempimenti. Ovviamente è un programma per disegno vettoriale, no? Perché questo disegna in modo vettoriale. Possiamo importare un file di qualsiasi genere, per esempio un PNG, in questo caso il mio logo, che ce l'ho già in bianco e nero, più semplificato, così lavora, fa meno fatica a fare l'outline delle righe, delle linee di contorno, e si trascina dentro. Lui ti propone, ti fa una domanda, se vuoi incorporarlo, le DPI, quale vuoi che sia la modalità di rendering. Lasciamo tutto così com'è e lui ci infila dentro l'oggetto nella sua forma. Andiamo a ridimensionarlo, lo mettiamo più o meno così, perfetto, e abbiamo importato il nostro oggetto. Dopodiché andiamo nel menu oggetto, adesso vi faccio vedere solo quello che ci interessa, senza andare troppo a vedere tutte le opzioni del programma, che è un programma grafico completo, come vi dicevo, quindi quello voi vi allenate un po' verso l'utilizzo se volete utilizzarlo. Se volete fare una semplice conversione, scusate, andiamo in tracciato e vettorializziamo il bitmap, vettorizza bitmap come opzione. Allora, va scelta la funzione di rilevamento bordo, aggiorniamo ed ecco che vediamo già come si presenta, quindi ci ha fatto l'outline di tutto. Lo applichiamo al disegno, chiudiamo questa schermata, quindi abbiamo questo che è l'outline e sotto abbiamo quello precedente che invece elimineremo e ci teniamo solo quello con l'outline. Allora, in linea teorica il lavoro l'abbiamo già fatto, poi possiamo anche andare a fare dell'editing manuale, se andiamo con il cursore qua sopra, andiamo a zoomare e a vedere come è fatto l'oggetto, scopriremo che è composto da, per esempio, sto pallino non mi piace, faccio doppio clic sul pallino, lo seleziono, elimino l'oggetto, come potrei eliminare questi piuttosto che questo, oppure posso andare a fare proprio delle modifiche a grafiche all'oggetto, no? Quindi posso andare a fare delle rifiniture, eccetera, posso aggiungere delle linee, posso aggiungere delle cose e posso quindi modificarlo. Fondamentalmente però noi ci accontentiamo di avere il nostro bel disegnetto e
E a questo punto dobbiamo fare File, salva con nome, scegliere una cartella dove andare a salvare. In questo caso scegliamo questa cartella che si chiama Files, come mettiamo qua, disegno.nc, e qua sotto dobbiamo andare a selezionare i formati. Tra i vari formati troveremo anche nell'elenco il famoso UZUIHUGCODE NC. Noi questo andremo a selezionare, facciamo salva, ci fa una domanda, e questa domanda è importante perché la prima volta bisogna mettere i parametri giusti qua, e vi dice: se avete un foglio A3 dovete mettere questi parametri, se avete un foglio A4 dovete mettere 105 mm sulle X e 149 mm sulla Y. Ed ecco che queste sono le misure giuste nel caso utilizzate un foglio A4, che è il nostro caso. Si fa OK e lui fa il salvataggio. Se andiamo ora a vedere dentro la cartella Files, ci troveremo il nostro bel disegno.nc. Questo è il file che dovremo andare a mettere nell'SD per andare a stampare il nostro bel logo di Survival Hacking. Ora metto l'SD qua dentro. L'apriamo e dentro c'è il contenuto che abbiamo visto prima, che vado a rimuovere. Main.nc. Sposta nel cestino, mettiamo questo qua, lo chiamiamo main.nc, con la M minuscola, magari non gli piace, e abbiamo finito. Quindi questa è la nostra SD che poi andremo a mettere dentro per andare a fare il disegno. Quindi tiriamo fuori la nostra SD, la andiamo a mettere dentro e proveremo a stampare il logo di Survival Hacking. Pronti? Tenza, via! Bene ragazzi, mi sembra che il risultato sia interessante. Sì, direi che possiamo ritenerci soddisfatti considerando tutto. Bene, dai. Oh, io mi ritengo soddisfatto. Un oggetto basso costo, facile da fare, dove non c'è quasi neanche da programmare, dove i tool disponibili sono anche gratuiti. Insomma, dai, bel risultato, dai. Cambiando i fili, mettendo le cinghie, sicuramente si otterrà un risultato molto più preciso, ma va benissimo anche così. Guarda, io sono contentissimo, non ci credevo, devo dire la verità, che potesse funzionare questo trabicolo di AliExpress, però in realtà, dai, tutto sommato, poi non ho usato neanche il pennarello, quello giusto, gel, che esiste in versione più sottile e magari fa un tratto più preciso. Bello, beh, sono contento. Mi soddisfa questa cosina così, così semplice, ma dal risultato quasi, come dire, inaspettato. Vabbè, comunque dai, bene così, dai. Bene amici, per questo video è tutto. Ricordatevi di mettere un like, di condividere il video e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella, che è fondamentale. Venite a trovarmi anche su Patreon, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!